questo rimane un po' con tutto il coro. Ma naturalmente la partenza di Milano ufficialmente come tutte le gare del Atletica con un colpo di pistola, però dobbiamo essere tutti sincronizzati perché dal momento in cui si parte preferiamo non fermarci se no non sapete. Allora, ricordiamo 100 metri accesso, bisogna forse a sinistra Simone, abbiamo raccontato nei giorni scorsi come passare testimone. Pronto! Secondo stappettista, chi è Giulia? Tu hai Franco Masello, giusto Giulia? Franco, esatto, Franco Masello, il terzo invece, non direi parlare. Vai, che te la fai! Velocissimo Ivo, ci dovrebbe stare sui 16. Dai Ivo! C'è anche il tipo delle persone che hanno il tipo, proprio le persone esterne all'area. Buono, eccolo qui. Fate bene questo. Velocissimo. È passato la staffetta. Partita Elena Donazzan. Eccole qua. Vai pure lì. Prima donna, se magari chiediamo. Perché è stato fortunato perché ricordiamo che è un evento mediatico di massa da bordo palco, potremmo dire a bordo pista con l'onorevole De Poli. La domanda era se è abituato a fare corse di questo genere. Ivo Rossi, è così dura come sembra correre 100 metri e fare la staffetta per la ricerca? Beh, non è dura farla per la ricerca, è dura fare concentrando lo sforzo in 100 metri perché la mente pensa di avere 20 anni, mentre in realtà il corpo non li ha e quindi lo sforzo è davvero notevole, nonostante in qualche modo sia un po' allenato, almeno sul mezzo fondo. Però è anche una cosa divertente, in questi giorni ci siamo un po' sfottuti anche un po' il gioco dello sfottò con gli altri amici, chi la correva più veloce, perché vuol dire che questa sorta di gara a fini benefici ha coinvolto tutta la città, il fatto che tutti mettano dei soldi, ma insomma fa diventare una grande festa la ricerca, la raccolta fondi, e credo che poche città siano riuscite a mettere in moto una cosa del genere. Io devo ringraziare in particolare Stefano Bellon perché è un motore straordinario. Chi riesce a mettere insieme 4.000 persone è un genio, è un'operazione complicatissima e a lui vanno i meriti più grandi. Però dimostra anche che Padova ha un grande cuore. Ma non c'è ombra di dubbio perché altrimenti non succederebbe. Tutti hanno capito, ma questa cosa crea una squadra. L'anno scorso eravamo in 4.000 a nuotare, probabilmente una parte rilevante, è caduto uno, poveretto, una parte rilevante ha corso anche correrà stanotte. Vuol dire che si è creata una squadra della solidarietà, questa è una cosa fantastica. Dovresti avere i microfoni, spero che ci siano da qualche parte, se no eccolo qui. Allora, Flavio Zanonato, più facile nuotare l'anno scorso o correre quest'anno? Per me è più facile nuotare, quest'anno mi sono fatto uno strappo a una muscola e quindi ho fatto un po' di fatica, però devo dire che è molto divertente anche guardarla questa corsa, perché questa staffetta di gente che corre velocemente, pensa ai bambini e alla ricerca e alla solidarietà, all'amicizia, è uno spettacolo penso unico, io non ho mai visto una cosa così bella. Santa Giustina, il Prato, siamo in uno dei posti più belli del mondo per una delle cose più belle che si possono fare, la solidarietà. I posti vengono resi belli anche dalle persone, 4.000 persone che corrono, danno un'offerta per la ricerca, è un evento da grande città. Sì, calma col 4.000, io penso che siamo 4.500, per piacere. Comunque adesso a parte gli scherzi, dovremmo battere i record ed è una grande impresa organizzativa, c'è gente che ha lavorato da almeno 3 mesi pensando, immaginando. Dico un nome per tutti, Stefano Bellon, mitico, quando si punta su una cosa riesce, è veramente bravo, ma poi tutta la città della speranza ha messo in piedi una macchina incredibile, Pechino si è messo a lavorare, credo abbia trascurato, speriamo bene che non abbia ridotto il fatturato della sua azienda, però era sempre qua, no, bella, bellissima cosa. Qual è il suo personale?
Non sono riuscito a vedere bene se sono 19,6, qualcosa del genere. Comunque sotto i 20 secondi. Sotto i 20, anche se qui si sta dando una notizia non esatta. Possono correre anche persone sopra i 20. L'importante è che non ci si fermi mai, perché se corrono tutti sotto i 15 e poi stiamo fermi mezz'ora, conviene uno che cammina. Essere anche il futuro.